Beh, questo è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna che è teso, diciamo, alla valorizzazione di quelle che sono delle sostanze considerate normalmente dei rifiuti, nel senso che i rifiuti liquidi possono essere convertiti utilmente, diciamo, in sostanze che alla fine, diciamo, possono essere, risultano sostanze più nobili, ecco. Quindi innanzitutto il rifiuto viene convertito, viene mineralizzato, e durante questo processo noi estraiamo tutti gli elettroni che possono essere estraibili dalla sostanza organica, elettroni che servono poi attraverso un sistema fotoelettrosintetico, possono essere convertiti in molecole di idrogeno. Unendo, diciamo, quelli che sono i prodotti di un comparto anodico con quelli di un comparto catodico, è possibile poi naturalmente produrre del gas d'acqua, che è una miscela ossido di carbonio e idrogeno, che attraverso la sintesi di Fischer-Tropsch può essere convertito in molecole nobili, come dicevo, come alcoli, aldeidi e anche idrocarburi. Questa è la sostanza del progetto. L'utilizzo di questi semiconduttori, che servono, appunto, sono la chiave per, in particolare, dell'ossido di tungsteno, consente anche al contempo non solo di decontaminare queste sostanze, questi rifiuti, ma consente di decontaminarli dal punto di vista della presenza di specie microbiche, cioè esplica un'azione antimicrobica, e abbiamo dimostrato, appunto, che diciamo, il passaggio di acque contaminate al di sopra di questi semiconduttori che vengono irradiati alla luce solare consente la totale eliminazione di specie microbiche.